terza edizione di Sapore di Pesca a Piazzano di Atessa, una manifestazione organizzata in collaborazione tra la Proloco Val di Sangro di Atessa e l'amministrazione comunale. Abbiamo ai nostri microfoni la presidente della Proloco Elisa Tano e l'assessore alle politiche sociali Giovanna Ceroli, che quest'anno ha avuto a cuore soprattutto i più piccoli. Ma iniziamo da Elisa Tano, con la quale possiamo già tracciare un bilancio di questa edizione, visto che siamo alle fasi conclusive. Sicuramente quest'anno la manifestazione ha avuto un numero di presenze maggiori degli altri anni, soprattutto perché stiamo cercando anno per anno di completare questa manifestazione con altre iniziative. Ecco, quest'anno ci abbiamo messo il concorso del disegno che hanno realizzato i bambini della terza e della quarta elementare, quindi una collaborazione con le scuole. E poi abbiamo fatto questo bellissimo concorso, il dolce alla pesca, quindi abbiamo cercato di coinvolgere soprattutto i cittadini. E poi l'iniziativa di Giovanna, quella di dedicare uno spazio ai bambini, diciamo che è stata un po' la ciliegina sulla torta di questa manifestazione. Come vedete, questo parco è grandissimo, diciamo che è abbastanza completa e quindi è numerosa e piena di presenze, quindi noi siamo più che soddisfatti. E volevo cogliere l'occasione anche per ringraziare qualcuno, quindi ringrazio l'amministrazione in questo momento nella persona di Giovanna. Poi ringrazio tutti gli stendisti e ringrazio tutti i coltivatori, i peschicoltori che hanno dato un contributo per la realizzazione di questa manifestazione attraverso le pesche che qui sono esposte. Il nostro obiettivo non è quello di fare una sagra o una festa per fare cassetta, il nostro obiettivo principale è quello di promuovere questo prodotto del nostro territorio, di promuoverlo, di poterlo far conoscere maggiormente e soprattutto di dare anche una svolta nel suo uso. Infatti negli stand dove si mangia questo prodotto, il frutto, la pesca, è stato inserito anche nei primi, nei secondi, nei dolci, nei salati, nella birra, quindi vogliamo che questo frutto riesca in qualche modo ad essere usato anche in altro e non solo come frutta. Noi siamo soddisfatti, quest'anno è andata benissimo, è andata alla grande e progetteremo altre iniziative per l'anno prossimo e intanto la Proloco vi aspetta il 2, il 3, il 4 e il 5 agosto in piazza Ignazio Silone a Montemarcone di Atessa. Ricordiamo che Sapori di Pesca è stato preceduto da un importante evento convegnistico dedicato proprio a questo frutto, alla pesca, e che si è svolto nei saloni del Centro Informa Giovani. Di che cosa si è parlato? Ieri sera sia il professor Rosati, che ha parlato di come coltivare questo frutto, quindi del suolo, della potatura, di far sì che questo frutto diventi un frutto veramente biologico, perché oggi si tende a che tutti i prodotti alimentari arrivano a questo trend di qualità che è il fatto di essere biologici, quindi di usare il meno possibile tutti i trattamenti chimici. Quindi diciamo che tutto il convegno è stato basato su questo, su come coltivare oggi, su come promuovere e sviluppare questa produzione. Noi continueremo questo percorso, a settembre ricominceremo con altri incontri, soprattutto si è parlato anche di come incida nella nostra salute, di quali sono le proprietà nutritive della pesca, e si è detto che effettivamente dovremmo mangiare una pesca al giorno, quindi invito tutti a mangiare una pesca al giorno. E se questa festa è dedicata soprattutto agli adulti, l'assessore Giovanna Ceroli ha pensato ad intrattenere anche i più piccoli con una iniziativa a loro dedicata.
Sì, Antonio, effettivamente a questa grande manifestazione ideata 3 anni fa, questa è la 3ª edizione, dalla Proloco e sostenuta dall'amministrazione comunale, quest'anno abbiamo pensato di abbinare delle serate per i bambini. Questa sera abbiamo potuto vedere scivoli, spettacoli di artisti in strada, circo, ed è questo il supporto che l'amministrazione comunale ha ritenuto di dare alla Proloco affinché potesse comunque questa manifestazione decollare ed abbracciare la maggior parte delle persone, perché pensare ai bambini significa pensare anche ai genitori e viceversa, quindi la Proloco ha pensato ai grandi e io ho pensato ai bambini, e vedere questa piazza piena, diciamo, di bambini gioiosi non può che darci soddisfazione. Attorno alla pesca, appunto, una grande manifestazione, e questo Giocatessa Tour che inizia questa sera, che continuerà il 2 agosto alla Festa del Contadino a Montemarcone in piazza Ignazio Silone, con dei grandi gonfiabili più grandi di quelli che vediamo qui stasera, e che terminerà il 12 agosto a piazza Garibaldi ad Atessa durante l'estate atessana. Altra novità che abbiamo inserito all'interno della manifestazione Sapori di Pesca è stato l'angolo dedicato alla Biblioteca Comunale Cicchitti Suriani Filippo di Atessa. È stata creata nella zona allestita per i bambini una location con dei libri, dei bancali, dei cuscini e dei tappetini, al fine di sensibilizzare ed avvicinare i bambini alla lettura. A tal proposito ringrazio le ragazze che svolgono il lavoro all'interno della biblioteca comunale, che con amore hanno allestito questo angolo, questo spazio, e addirittura hanno lasciato un ricordo ai bambini consistente in un segnalibro fatto da loro, con gli orari di apertura della biblioteca e con una pesca disegnata nella parte superiore. Sicuramente questa è una grande manifestazione. Ieri sera io in un intervento ho detto che quest'anno questa manifestazione sarebbe decollata oppure era inutile proseguire. Ebbene, questa sera possiamo dire che Sapori di Pesca, la sua 3ª edizione, è veramente decollata, quindi noi siamo più che soddisfatti e l'anno prossimo sicuramente faremo meglio. Io sono convinta che questa diventerà un evento grande, non un semplice grande evento. Come amministrazione comunale crediamo molto a questo evento, che dà valore appunto a questo territorio, che attorno alla pesca appunto crea una manifestazione da 3 anni e che possa durare negli anni e che possa caratterizzare appunto questa contrada che è Piazzano, e quindi noi cercheremo in tutti i modi di supportarla, ecco, quest'anno con questo evento per i bambini, che sicuramente sarà ripetuto l'anno prossimo, e magari, non so, penseremo anche qualche altra cosa che potrà ancora di più dare valore a questo evento.